Il cielo si sfaldava in nebbia e la nebbia cancellava Superga. Già monco dell'ala sinistra, l'aereo diroccò 13 metri di parapetto. Tu stavi per chiedermi cosa c'è nella stanza 101. Benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un videovlog che è dedicato alla storia della classifica dei dischi più venduti in Italia, oggi nell'anno del 1949, che ha notizie contrastanti fra di loro, perché a volte le notizie che ricordiamo di alcuni anni non necessariamente sono particolarmente positive, oppure non necessariamente parlano di cose leggere. Purtroppo nel 1949 ricordiamo questo anno per la tragedia di Superga, e io non sono molto abituato a raccontarvi le tragedie nel mio canale, e è una notizia che fa parte purtroppo di questo anno, esattamente il 4 maggio. In questo anno, l'8 giugno, uscirà un famosissimo libro che si chiama 1984, il grande capolavoro di George Orwell. Ed infine il 16 di settembre, e questa è una bella notizia, debutta il famosissimo cartoon Wile e Coyote, cortometraggio, inizialmente debutta con un cortometraggio che è Fast and Furious, e appunto debutta questo grandissimo personaggio dei cartoni animati. Questa accade nel 49, l'anno in cui nasce, e ve l'avevo già anticipato nel vlog precedente, il 45 giri, debutta nel 1949. La classifica però dei dischi più venduti in questo anno è quella che ci interessa, e adesso ve la racconto. È un organetto lontano, suona una dolce canzone. Al quinto posto nella classifica dei dischi più venduti in Italia del 1949 c'è una canzone cantata da Oscar Carboni, la canzone Acquarello Napoletano. Allora, Oscar Carboni ha una storia lunghissima, io ve lo dico: è nato a Ferrara nel 14 e poi è scomparso sempre a Ferrara nel 93. 21esimo nato, pensate, di una numerosissima famiglia ferrarese, dopo aver fatto il garzone nella merceria paterna, comincia a cantare prima come cantante di serenate su commissione all'inizio degli anni 30 e poi nelle balere della sua zona. Entra poi all'EIAR come cantante della radio e vince il secondo concorso per voci nuove, gara nazionale per gli artisti della canzone. Esordisce il 1 gennaio del 40, accompagnato dall'orchestra Barzizza, con ingaggio di 28 lire giornaliere. Prosegue poi un anno dopo con quella di Angelini e interpreta tante canzoni importanti. La sua voce era molto particolare, a tratti sembrava una donna, voce melodiosa, voce garbata, gli valse l'appellativo di usignolo della canzone. E la Pizzi ricordò in un'intervista che da ragazza si metteva in ginocchio abbracciando l'apparecchio radio di casa per ascoltare ancora meglio e più da vicino la voce di quest'uomo. Fu richiamata alle armi, riuscì ad evitare il fronte perché partecipava agli spettacoli per le forze armate e quindi si salvò appunto dal fronte. Nel dopoguerra restò nell'organico di cantanti della RAI, dove col suo stile curato e al tempo stesso popolaresco continuò a riscuotere un buon successo con motivi famosissimi dell'epoca, tipo Cantando con le lacrime agli occhi, insomma Ho lasciato il paese del cuor, Serenata serenata, canzoni dell'epoca. Chiaramente dopo aver girato l'Italia con compagnie di rivista nelle quali facevano parte Renato Raschel, ad esempio, intraprese al pari di altri divi canori dell'epoca una tournée nell'America del Sud e lo fece a fianco di Aldo Fabrizi. La tournée poi si trasformò in un lungo soggiorno artistico pieno di successi. Angelini poi lo volle per la seconda edizione del Festival di Sanremo, dove lui cantò tre canzoni: Madonna delle Rose, e arrivò quarto, Perché le donne belle, che arrivò settimo, e Cantate e sorridete, che invece in questo caso non entrò in finale. Nello stesso anno fece anche il Festival della canzone napoletana e arrivò secondo. Proseguì poi la sua carriera per tutti gli anni 50 e prese parte nel 59 alla trasmissione radiofonica Il Traguardo degli Assi, che era condotta da Corrado. La sua tradizionale vena melodico-sentimentale
ormai diciamo superata negli anni che seguirono da nuovi generi musicali, perché arrivò lo swing e quindi insomma perse popolarità perché passò di moda, via, diciamolo in parole spicciole. Lui abbandonò poi temporaneamente i microfoni e decise di lasciare la musica per questo motivo e aprì un'attività commerciale a Torino. A distanza di un po' di tempo, e lo farà fino alla fine degli anni 70, metterà su una orchestra di liscio e suonerà nelle più importanti balere d'Italia. Appena s'allontana dal suo faro. La quarta canzone più venduta in Italia del 1949 sarà Lo stornello del marinaio e sarà cantata da Luciano Taglioli. Anche lui ha una vita artistica lunghissima, è nato a Milano nel 20 e poi è scomparso a Merate nel 96. Protagonista della canzone italiana del dopoguerra insieme a Claudio Villa, Narciso Parigi, Luciano Virgili e Giorgio Consolini. Nell'arco della sua carriera ha venduto 45 milioni di dischi in tutto il mondo, pensate. Da assoluto autodidatta fu capace comunque di sviluppare un modo di cantare notevole, grazie al timbro, all'espressività e anche al declamato chiarissimo. Tra le sue migliori interpretazioni si ricordano Mamma, Rosso di Sera, Spazzacamino, Tango delle Capinere e Scrivimi. La terza canzone più venduta in Italia del 1949 sarà un pezzo internazionale di Ted Heath che si intitola Harlem Nocten. La seconda canzone più venduta in Italia del 1949 sarà una canzone che si intitola Avanti Indre e sarà interpretata da Nilla Pizzi, sempre il duo Fasano, ma insieme anche a Luciano Benevene. Allora, della Pizzi e del duo Fasano, diciamo che un po' di cose ve le ho già raccontate nel vlog precedente. Oggi voglio parlarvi invece di Luciano Benevene, perché non lo conosciamo tanto bene, fa anche un po' rima. È nato a Torino nel 25, però poi è morto a Melbourne il 7 agosto del 2002. Lui, dopo aver lavorato come tipografo ancora giovanissimo, inizia a prendere lezioni di pianoforte e canto e lo fa dal maestro Carlo Prato, che lo sceglie insieme ad altri 7 uomini per formare i famosissimi, ho già parlato anche di loro, i Radio Boys. Nel 49 Cinico Angelini sente la sua voce baritonale e lo fa quindi entrare nella sua orchestra, nella quale interpreta numerosi brani insieme a Nilla Pizzi, con cui ha avuto anche una relazione sentimentale. Ve l'avevo detto io che la storia di Nilla Pizzi e dei suoi amori andrebbe approfondita, Insieme a lui ha cantato la canzone Bongo 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 e appunto Avanti Indre, di cui parliamo oggi. Dopo un trasferimento a Roma, nel quale lavora con l'orchestra Armando Fragna, nel 59 formerà un'orchestra e comincia a girare il mondo, spingendosi con successo anche nei paesi dell'estremo oriente. Ma in Grecia incappa in una disavventura giudiziaria dalla quale viene poi pienamente assolto, però poi lui decide di stabilirsi in Australia e lì ci morirà nel 2002. Tra i suoi più grandi successi si ricordano Dormi e sognami, Lili Bolero, Estasi d'amore e Settembre. Tu che già conosci la mia pena. La canzone più venduta in Italia del 1949 è una canzone famosissima, bellissima, è stata reinterpretata da tantissimi cantanti e sto parlando di Verde Luna, è Green Moon, ok, Verde Luna, che in questo caso nel 49 arriverà prima in classifica interpretata dalla grande Flo Sandons, pseudonimo di Mammola Sandon, lei in realtà è di Vicenza, è nata nel 24 e poi è scomparsa a Roma nel 2006. È stata una cantante italiana molto in auge dalla fine degli anni 40 ai primi anni 60. Allora, l'idea che Flo sarebbe diventata una cantante iniziò per caso nel 44, perché lei debutta
in uno spettacolo per la Croce Rossa organizzato durante la Seconda Guerra Mondiale a Roma dalla Quinta Armata Americana. L'originale nome d'arte, cioè Sundance, è nato da una svista tipografica sull'etichetta del suo primo disco della cantante, che è uscito nel 1947, dove lei incise Love Letters, e quindi stamparono il suo nome e sbagliarono, e da lì però è rimasto il suo nome d'arte. La popolarità le è arrivata nel 1951 grazie a un film, Anna, che era diretto dalla Tuada, interpretato da Silvana Mangano, Vittorio Gassman e Raff Vallone. Allora, la Sandon non compariva nel film, ma doppiava la voce della Mangano in due motivi della colonna sonora, Non dimenticar, molto bella, che t'ho voluto bene, e appunto anche, se non sbaglio, Il negro zumbon. Allora, entrambe le canzoni ebbero grande successo. Nel 1955 poi sposò il cantante Natalino Otto. Allora, Non dimenticar vendette 1 milione di copie in Italia e venne premiato col primo disco d'oro della storia, eh? All'estero furono 10 milioni di dischi venduti di questa canzone. Ma signora, lei veramente ha fatto un successo clamoroso. La Flo Sandoz partecipa a diversi festival di Sanremo. Ne vince uno nel 1953 con Viale d'autunno, bellissima canzone che canterà in coppia con Carla Boni. Nel 60 vince il Festival di Napoli e lo fa con Serenata a Margellina. Dopo la morte del marito, cioè Natalino Otto, che è successa nel 69, si ritirò dalle scene e preferì rimanere un ospite gradita in diverse trasmissioni televisive e della radio. La classifica dei dischi, la storia della classifica dei dischi dei suoi protagonisti in questo 1949. Allora, durante questa storia però mi sono particolarmente incuriosito di Luciano Benevene. Cosa sarà mai successa a Luciano Benevene quando ha fatto la sua tournée in Grecia, da costringerlo poi ad emigrare per sempre in Australia? Cioè, io sono curiosissimo, c'è qualcuno di voi che si ricorda oppure sa, documentandosi chiaramente, grandi appassionati della storia della musica ma anche di storie di cronaca di artisti, cosa può essere mai successa a Luciano Benevene in Grecia in tournée prima della sua, diciamo, emigrazione appunto in Australia per sempre? Se qualcuno di voi lo sa, me lo scriva nei commenti, grazie, perché a questo punto sono rimasto veramente affascinato di questa storia di Luciano Benevene. Se vi piace l'argomento della storia della classifica dei dischi e la storia anche dei suoi protagonisti, vi ricordo che nel mio canale c'è un'intera playlist che ne parla, si chiama proprio così, La storia della classifica dei dischi più venduti, andate a vedere. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, io vi ringrazio per la visione e vi aspetto la prossima volta. Ciao da Ale! Della classifica dei dischi e la storia anche dei suoi protagonisti, vi ricordo nel mio canale c'è un'intera playlist che ne parla, si chiama proprio così, La storia della classifica dei dischi più venduti, andate a vedere. Cominciano a essere parecchie un po' le puntate che vi sto raccontando. Se vi piace l'argomento relativamente la storia della classifica dei dischi più venduti in Italia, un'intera playlist, adesso siamo arrivati alla quinta. No, via, non ci levo le gambe, come posso fare oggi? Allora, lo rifaccio. Se vi piace l'argomento relativamente alla storia della classifica, vi ricordo che nel mio canale c'è un'intera playlist che parla di questo argomento, cioè la storia della classifica dei dischi più venduti in Italia e dei suoi protagonisti. C'è un'intera playlist, appunto, dicevo, che appunto si intitola così. Se vi piace... No, non ce la posso fare, via. Allora, aspetta, vi potete fare, ecco, voglio dire... Può essere buona visione.